Ragazzi, buongiorno. Come vedete, in un luogo insolito che è la cucina di casa mia. Ovviamente, come già ho detto sul messaggio che vi ho mandato prima su WhatsApp, è tutto un po' casalingo. Però nelle tecniche di base dovremmo riscontrare le stesse cose che vi ho detto a scuola. Questo è rivolto sia ai ragazzi di terza, quarta e quinta cucina, perché comunque quando entriamo nei laboratori di cucina almeno le cose base le dobbiamo conoscere perfettamente. E ancora purtroppo riscontro che c'è qualcuno che non sa per bene il tutto. Prima di tutto vi volevo mandare un altro saluto dal vivo con questo video messaggio. Mi mancate tanto, mi manca la mia quotidianità e penso che come manca a me manca anche a voi. Però beh, dai, questo ci fa capire quanto è bello la normalità e quando poi ritorneremo di nuovo alla normalità, sicuramente, riusciremo a viverla in modo più costruttivo e soprattutto riusciremo ad andare più in profondità nei nostri sentimenti. Detto ciò, ora, come prima cosa vi farò vedere, l'impasto della pizza. Molti di voi mi diranno ancora, questo lo conosciamo, beh, purtroppo ho notato che durante il bar didattico c'è ancora qualcuno che non sa fare l'impasto della pizza. Ma poi, rivedere una cosa e magari vedere qualche cosa che io faccio che voi non avevate capito può essere sempre d'aiuto. Quindi, ora sono gli ingredienti base per una buona pizza. Ho miscelato due tipi di farine, la farina 00 con la farina 0, in questo caso è mezzo chilo, quindi 2,50 e 2,50. Poi ho utilizzato 12,5 g di sale, 250/300 ml di acqua non molto calda e né molto fredda, tiepida, poi mezzo pezzo di lievito di birra e poi la parte grassa ho usato dell'olio extravergine d'oliva. Un bicchierino, vedete il quantitativo giusto che deve servire, un mezzo bicchierino. Allora, Però, mezzo come vi bicchiere. dicevo poc'anzi, per chi è che ha la planetaria può direttamente fare l'impasto nella planetaria. Andiamo a mettere prima il nostro mezzo chilo di farina, dopodiché mettiamo il lievito fatto a pezzettini con le mani, cerchiamo di metterlo in modo omogeneo, il nostro mezzo pezzo di lievito di birra. Cerchiamo di farlo quanto più piccolo possibile, così riuscirà ad assimilare meglio all'interno della farina. Una delle cose principali da capire del lievito è quella di non farlo mai andare a contatto con il sale, perché gli enzimi del lievito a contatto con il sale muoiono e quindi non riescono più ad attivare la lievitazione. Questo è un passaggio fondamentale. Quindi, dopo aver sbriciolato il lievito all'interno della farina, la prima cosa da fare non è quella di mettere il sale, ma di finire di montare la planetaria in questo caso, mettere a una velocità bassa, come in questo caso, e aggiungere la parte grassa. L'olio extravergine d'oliva, però potete utilizzare tranquillamente anche del burro, della sugna, dello strutto, va bene lo stesso. Dopodiché aggiungere l'acqua, l'acqua che come abbiamo detto deve essere a temperatura ambiente o tiepida. Fatto questo passaggio aumentiamo poco poco la velocità, ma neanche tanto, per far sì che la farina si distribuisca in modo omogeneo all'interno del liquido. Dopo circa un paio di minuti che il nostro impasto sta incominciando a prendere la consistenza da noi desiderata, andiamo ad aggiungere il sale. Poi vediamo, se l'impasto è della consistenza da noi desiderata va bene, se vediamo che c'è bisogno ancora di un altro po' di liquido aggiungiamo poco alla volta il liquido, però per quanto mi riguarda l'impasto per come sta avvenendo a me è in modo giusto, ora cerco di riprendere anche dall'alto.
ragazzi, una volta che poi l'impasto è pronto, l'andiamo a mettere su una spianatoia, che sono convinto che tutti quanti voi a casa ce l'avete, e incominciate a lavorare l'impasto con le vostre mani, aggiungendo anche un altro po' di farina. Ok? Vedete? Come sulla spianatoia di legno si riesca a lavorare meglio. Ah, fino a quando non risulti un impasto molto liscio e morbido. Deve essere elastico, liscio e morbido. Questo è il risultato giusto per un buon impasto della pizza. Non molta la farina, ragazzi, perché poi quando più farina mettiamo, più ne assorbe, più l'impasto potrebbe risultare poi dopo duro. Quindi andiamo a fare la nostra pagnotta, vedete, utilizzando le mani. Ecco qua. Perfetto. Poi prendiamo una bastardella d'acciaio, un filo di olio sotto, prendiamo il nostro impasto, lo adagiamo all'interno della nostra bastardella, ci facciamo la canonica croce sopra e poi lo andiamo a coprire con della pellicola. E mettiamo a lievitare. Dove possiamo lievitarlo a casa? Beh, o nel forno ovviamente spento solo con la luce accesa. In questo caso ci vogliono quelle 4-5 ore. Oppure una parte importante che sia asciutta, che non sia né troppo fredda né troppo calda. Allora, ragazzi, il tempo è passato. Ecco il risultato del nostro impasto lievitato. Andiamo a toglierlo dalla nostra confezione. Si è attaccato un po' vicino alla carta, ma non fa niente, è normale, è cresciuto tanto, quindi è normale che si possa attaccare. Ecco qui, noi lo togliamo tutto in questo modo. Perfetto. Ora che cosa andiamo a fare con questo impasto? Allora, avevo intenzione di preparare una pizza in teglia, delle montanare e anche dei calzoni fritti ripieni. Ok? Quindi con questo impasto, con mezzo chilo di farina abbiamo fatto, faremo tutto. Se abbiamo una buona lievitazione, vi faccio vedere quante belle cose possiamo ricavarne, cose che voi a scuola già avete fatto, ora vedete come le faccio io a Allora, casa. ragazzi, dopo che l'abbiamo fatta lievitare di nuovo la pizza, sempre con i polpastrelli andiamo a finire di allargare. Dopodiché prendiamo del pomodoro pelato che è stato già filtrato, andiamo a mettere un po' di sale, aggiungiamo dell'olio e lo mescoliamo. Servirà per la base della pizza. Accendiamo già il forno, mi raccomando, il forno deve essere sempre preriscaldato. La cosa che vi consiglio, ogni qualvolta fate questi gli impasti o preparate qualche salsa, bisogna sempre assaggiare. Perfetto. Ragazzi, come vedete l'abbiamo condita con la mozzarella e ora la vado a mettere di nuovo nel forno. Allora, un'altra ricetta di base, in questo caso della pasticceria, è il pan di Spagna. Molte volte si pensa, ma nel pan di Spagna ci vuole lievito, non ci vuole lievito, quanto lo devo mettere, se lo devo mettere, eccetera. No, assolutamente. In un pan di Spagna il lievito non ci va. Gli ingredienti sono anche pochi e semplici, come in questo caso per una tortiera di questo diametro, che siamo intorno ai 18-19 cm di diametro, ci vogliono 5 uova freschissime a temperatura ambiente, 150 g di zucchero e 150 g di farina 00, rigorosamente setacciata. Ricordatevi, per ogni dolce la farina viene sempre setacciata. Poi ci occorre un po' di burro e un altro po' di farina per imburrare e infarinare la nostra tortiera, per evitare che il pan di Spagna si vada ad attaccare alla base della tortiera. Qual è il trucco per far crescere il pan di Spagna? Beh,
Il trucco è uno solo, è quello di far montare le uova e la farina in una planetaria con la frusta almeno per un quarto d'ora, 20 minuti. Se riusciamo a fare ciò, vediamo che si crea una bella area all'interno, dopodiché fermiamo il tutto e aggiungiamo la farina poco alla volta, agitando dal basso verso l'alto, senza mai dare dei colpi sulla campana della planetaria. Per quale motivo? Perché se noi abbiamo fatto girare la planetaria per un quarto d'ora e 20 minuti è per incorporare aria. Se io vado a dare dei colpi sulla campana mentre vado ad aggiungere la farina, vado a rompere quelle bolle d'aria che si sono create. Quindi poi la cottura risulterà bassa, non verrà un bel pan di Spagna alto. Quindi mi raccomando, sono dei piccoli. Come abbiamo detto poc'anzi, andiamo a mettere le nostre uova, 5, poi aggiungiamo lo zucchero e dopodiché andiamo a mettere in moto la nostra planetaria. All'inizio a velocità bassa, aumentandola poco alla volta e quindi lasciandola lavorare per almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Ci vediamo tra un quarto d'ora, 20 minuti. Beh, come potete notare, questo è il risultato dopo un quarto d'ora di lavoro con uova e zucchero. Beh, è arrivato un composto molto morbido, molto ora cerco di zoomarvelo per farvi capire bene la cremosità e la compattezza che deve raggiungere. Ok, ora andiamo a prendere e aggiungiamo la farina poco alla volta. Allora, questa è la nostra spuma, perché si tratta di una vera e propria spuma. Andiamo a pulire la nostra frusta. Mi raccomando, solo quando raggiungete questo risultato, non prima. In cucina quello che vi dico sempre qual è, bisogna avere pazienza. In pasticceria ancora di più, perché la pasticceria è basata soprattutto sulla precisione, la grammatura degli ingredienti, i vari passaggi, è fondamentale. Qua c'è un po' di sale e lo andiamo a mettere all'interno della farina perché, come ho sempre detto, il sale è un esaltatore di gusto. In questo caso il sale andrà ad esaltare il gusto del dolce del pan di Spagna. Come vi ho sempre detto, poco alla volta, molto delicatamente, e andare dal basso verso l'alto. Poi aggiungiamo il nostro impasto nella tortiera, sempre in modo molto delicato. Aiutatevi con un leccapentole, ragazze, come sto facendo io. Mi raccomando, non sbattete mai, è una sollecitazione, ve la sto dicendo più di una volta perché è di fondamentale importanza. Fate in questo modo per parare l'impasto. E dopodiché lo andate a mettere in un forno preriscaldato. Se avete il forno statico, va bene intorno ai 190 gradi per 25 minuti. Se invece avete un forno ventilato, come ormai tutti, va bene a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Non aprite prima perché poi sapete bene, se si apre durante la cottura si abbasserà e poi dobbiamo solo buttare il nostro impasto. Andiamo a vedere il nostro pan di Spagna se è cotto con la prova a stecchino. Vediamo al centro se resta umido o no. E possiamo dire che è cotto perché è ben asciutto lo stecchino. Quindi spegniamo il tutto. Facciamo finire di asciugare nel forno per altri 5 minuti prima di andarlo a prendere. Beh, possiamo dire che il nostro pan di Spagna è pronto, all'altezza da noi desiderata. Ora lo facciamo raffreddare. Sta molto a cuore è quello dei crocchè. Vi vado ad elencare gli ingredienti. Un chilo di patate, se ne trovate di pasta rossa è meglio, 100 g di parmigiano, due tuorli di uova, della mozzarella anche se è facoltativa perché nel vero crocchè la mozzarella non c'è. Diciamo che poi noi al sud l'abbiamo variato aggiungendo del sapore della mozzarella. Sale, pepe e se qualcuno di voi ha anche della noce moscata, che io purtroppo non me ne trovo, anche un po' di noce moscata. Poi dopo invece per impanare e per friggere
occorre due uova intere del pane grattato e poi 2 litri di olio di semi che io ho messo nella friggitrice. Ed ecco qua, le patate sono pronte, ora non mi resta che schiacciare. Prendete i due tuorli che precedentemente abbiamo tolto dall'albume, li sbattiamo un poco, aggiungendo un po' di sale, un po' di pepe. Mescoliamo e andiamo ad aggiungere al composto di patate schiacciate. Incominciate a mescolare e poi aggiungete il parmigiano reggiano. Mescoliamo fino ad ottenere un composto bello compatto che si possa lavorare tranquillamente con le mani. Andiamo a vedere ora passaggio per passaggio come fare un croquet. Prendiamo un quantitativo, andiamo a creare una conca, mettiamo un po' di mozzarella all'interno, non esagerate ragazzi, state attenti che vada bene all'interno perché poi durante la cottura potrebbe fuoriuscire e creare un fastidioso problema in friggitrice. Facciamo una palla, come vedete vado a creare proprio una palla, la metto sulla mia spianatoia dove andiamo ad aggiungere giusto un poco di farina, vedete un minimo, e vado a fare questo movimento. Una volta fatto questo movimento ho ricreato il croquet, poi lo vado a mettere nelle uova, stando attento che si bagni per bene, dopodiché lo vado a togliere dalle uova e lo metto nel pangrattato. Vado ad uniformare al pangrattato e cerco di ridargli di nuovo la forma iniziale. Ecco qui il nostro crocchè. Bene ragazzi, ora invece prepariamo quello che serve per farcire il pan di Spagna che abbiamo fatto prima. Faremo una crema pasticcera al cioccolato. Quindi il procedimento è sempre lo stesso per fare la crema pasticcera. Andremo a mettere il latte sul fuoco con baccello di vaniglia, buccia di agrumi, quindi limone e arancio, e facciamo arrivare sul punto di bollore e lo fermiamo. Nel frattempo prendiamo lo zucchero e le uova, andiamo non a montare ma a mescolare insieme, e poi da parte ci vuole la parte dell'amido, o farina 00 come ho fatto io, oppure anche dell'amido di mais va bene. In questo caso la voglio a cioccolato, quindi ho preso della cioccolata fondente. Quale grammature quale sono? Mezzo litro di latte, 100 g di zucchero, 5 tuorli di uovo e 40 grammi di farina e 100 grammi di cioccolata. Quindi abbiamo messo il latte sul fuoco, zucchero e uova, andiamo a mescolare insieme, aspettiamo che il latte arriva alla temperatura giusta, aggiungiamo l'amido, in questo caso la farina. Incorporiamo per bene, perché questa è la parte importante, perché se non incorporiamo bene la farina, poi dopo quando la metteremo nel latte si creeranno i grumi. Ragazzi, questo è il risultato finale. Pensavo che stesse registrando, invece non ha registrato. Comunque, questo è il risultato finale. Ora io questa crema la faccio raffreddare mettendoci sopra della pellicola a contatto, e se a caso ho l'abbattitore, cosa molto difficile, la metto nell'abbattitore, se no pellicola sopra e aspetto che si raffreddi a temperatura ambiente. E questo è infine il risultato finale. La pizza, guardate, montanare, calzoncelli, le montanare,
il dolce fatto con panna e cioccolata. Anche oggi abbiamo visto che se vogliamo anche a casa possiamo fare qualcosa. Sì, si sporca un po' di più perché gli spazi sono un po' più angusti, però poi dopo, tanto che dovete fare una giornata intera, vi occupate anche del tempo per far passare più velocemente queste giornate che purtroppo per noi dobbiamo essere reclusi all'interno e non ci possiamo muovere. Detto ciò, io sono stato bene, mi sono divertito oggi, spero che possa succedere anche a voi quando fate esercitazione a casa. E niente, vi saluto, un forte bacio e poi ci vedremo ancora, ok? Ciao ragazzi!